Bagnoli del Trigno ha ospitato il convegno sul giornalismo culturale nel corso del quale è stato presentato il libro Arte e Storia dell'Alto Molise dello scrittore Emanuele Pecoraro. Vediamo. Arte e Storia dell'Alto Molise propone un viaggio millenario dal Neolitico fino a giorni nostri. Partendo appunto da Civitanova e, partendo, e parlando appunto di tutti i, i paesi appunto del, dell'Alto Molise, quello appunto Bagnoli del Trigno, che è chiaramente è il paese di cui sono originario. Civitanova del Sannio, Duronia, come non parlare di pietra abbondante e quindi l'area sannitica, Agnone e, e tutti gli altri, insomma, anche la Morgia Pietravalle di Salcito e fino ad arrivare appunto a Fossalto e a Torella del Sannio All'interno di questo testo dove vengono analizzate tre figure: una principessa che è unita appunto a una leggenda dei Forca Cavalloni quindi legata al mondo sannita, il ruolo delle donne che appunto si organizzarono tutte quante proprio qui a Bagnoli del Trigno in una rivoluzione del 1917 quindi quando venne assaltato il municipio e infine vorrei ricordare anche eh, la figura di Elena Ciamarra che è una pittrice che è vissuta all'interno del castello di Torale del Sannio che ha realizzato oltre 5.000 opere che sono conservate appunto nella sua casa museo dedicata appunto a Elena Ciamarra a Torella del Sannio. Il giornalismo culturale, come è stato ben precisato in questo convegno interessantissimo, è fondamentale, è soprattutto legato al territorio e soprattutto legato al Molise in questo caso, perché il Molise va ancora ben apprezzato, conosciuto, appunto ci si domanda ma il Molise esiste? Certo che esiste, solo a vedere le bellezze della natura, l'archeologia, la storia, le tradizioni e queste vanno valorizzate al massimo e fatte conoscere a fondo. Quindi diamoci da fare, noi che abbiamo queste origini bellissime a cui teniamo tanto e che non dimenticheremo mai, siamo molisani e siamo orgogliosi di esserlo, quindi diamoci da fare a farlo conoscere.